Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi, Vizi e Virtù. Questa era numero 5, è la quinta. Stiamo parlando, dopo aver parlato della virtù cardine teologale della fede, del vizio capitale della superbia, che abbiamo introdotto la volta scorsa, con un appendice peraltro molto importante ai peccati formalmente contrari alla fede, tra cui soprattutto il grande vizio, peccato orribile e molto contemporaneo dell'ateismo. Oggi cercheremo di entrare un po' più addentro di questo orrido vizio. Già la volta scorsa abbiamo visto che questo vizio è il vizio Luciferino per antonomasia. Superbia è il peccato di Lucifero. Se non ricordo male, dovremmo aver citato anche il passo proprio del profeta Isaia, dove si cita la caduta di Lucifero. E la superbia è anche il movente più profondo che ha fatto, che ha condotto i nostri progenitori al peccato originale. Perché la molla, quello su cui ha fatto leva la tentazione, più che il contenuto, qualunque esso sia, del peccato originale, era il movente. Il movente era diventerete come Dio. Quando parliamo di superbia, dobbiamo subito pensare la follia del diventare come Dio, il mito del diventare come Dio, o meglio, essere Dio di se stessi. È l'autogoverno, faccio da solo, faccio da me, non riconosco nessuna autorità superiore a me, meno che mai l'autorità che bisogna riconoscere per antonomasia, che è quella di Dio. Quindi, quando si parla di superbia, mi raccomando, si focalizzino sempre questo insieme di realtà. In effetti, volendo proprio cominciare a entrare dentro questo discorso, se ascolti quello che si legge nel libro del Siracido, questa parola di Dio, al capitolo 10, nei versetti 12 e 13. Qui c'è proprio l'ouverture, che in questi versetti c'è scritto tutto quello che ci diremo trattando di questo orrido e oggi quanto mai diffuso, sempre diffusa la superbia, ma oggi assume tinte inedite rispetto a un tempo, tinte maledettamente forti, purtroppo, disgraziatissimamente. E quindi da questo bisogna guardarsi doppiamente, triplamente, quadruplamente. Si legge nel libro del Siracide: principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Principio della superbia, infatti, è il peccato. Chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella fino a finirlo. Sarebbe interessante, ecco, chiedersi: conoscevamo questo passo? Questo è bellissimo. Qual è il principio della superbia umana? Da dove viene la superbia umana? Allontanarsi dal Signore. Ma, se uno legge Sant'Agostino, l'aversio a Deo, quindi allontanarsi da Dio, è uno dei due costitutivi formali del peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato certamente è una disobbedienza a Dio fatta trasgredendo la sua legge. Questa è la definizione del concetto di peccato. Il peccato è immediatamente correlato con la legge di Dio. Per avere il senso del peccato bisogna conoscere bene la legge di Dio e riconoscere autorità alla legge di Dio, altrimenti il senso del peccato muore, infatti oggi non c'è più. Ma da dove viene il peccato? E quindi da dove viene la superbia? Allontanamento da Dio, via Dio, dice Sant'Agostino, l'aversio a Deo e la conversio ad creaturas. Quindi,
Mi allontano da Dio e mi rivolgo alle creature. Qualunque creatura, mi rivolga a me stesso, mi rivolga a un idolo, mi rivolga a una cosa, mi rivolga a un altro essere umano come me, che lo metto al posto di Dio, lo metto sul piedistallo, lo adoro, lo venero. Attenzione, perché noi viviamo in tempi in cui la superbia, teniamo presente che la superbia, come dire, si porta subito appresso un accumulo di peccati. I peccati contro il primo comandamento, per esempio, sono quasi tutti peccati di superbia, quasi tutti. Pensiamo all'idolatria. L'idolatria è una manifestazione somma della superbia, perché io mi rifiuto di adorare Dio e però metto al suo posto qualcos'altro o qualcun altro. Ricordiamo quanto detto, facciamo spot pubblicitario nel ciclo di catechesi dell'anno scorso, la sana dottrina cattolica, dove abbiamo ripreso i 10 comandamenti. L'idolatria è anche l'idolatria di un essere umano. Nessun essere umano deve essere da noi idolatrato, nessuno, Nemmeno quelli che sono costituiti in autorità e nemmeno quelli che sono costituiti in autorità ecclesiastica e nemmeno i santi. I santi si venerano, non si adorano. L'adorazione è dovuta a Dio solo. Allora, che succede se ti allontani dal Signore? Pazzo furioso proprio. Cioè, se noi potessimo vedere con gli occhi di Dio queste cose qui, proprio inorridiremmo. Che tu ci creda o che tu non ci creda, che tu lo voglia o che tu non lo vuoi. Ecco perché Lucifero è proprio il folle per antonomasia. Io quando penso a Lucifero, cioè, se noi vogliamo, come dire, vedere una, come dire, una rappresentazione della la follia è un atteggiamento irragionevole. Cioè, il pazzo è una persona a cui non funziona il cervello. E attenzione, mentre il pazzo clinico, poverino, è innocente, perché il pazzo clinico è una persona a cui, poverino, il cervello non funziona perché è malato, d'accordo? Perché ha delle malattie mentali. E quindi lui non è responsabile, ma il pazzo alla Lucifero è colui che decide di non far funzionare il cervello. E questo è veramente la fine. Io personalmente tremo quando vedo certe cose. Perché? Perché sia per gli angeli, sia per gli esseri umani, il nostro Signore ci guida anzitutto attraverso l'intelligenza, cioè com'è la vita? Cioè l'intelligenza conosce la verità, la riconosce, l'accetta e agisce di conseguenza. È sempre così, eh. Ma qualcuno mi può spiegare qual è il senso, quale sarebbe la ragionevolezza di allontanarsi da colui che ci ha creati? Qual è il senso? Noi, e Lucifero anche, non abbiamo l'essere da noi stessi, né il principio di conservazione dell'essere da noi stessi. Non ci siamo fatti da soli. Pensiamo alla follia del peccato di Lucifero, che tra l'altro lui lo sa, lo capisce. Nessuno può diventare come Dio, ce lo siamo già detti la volta scorsa, è impossibile, perché per essere come Dio dovresti essere eterno. Per il fatto che c'è una data di nascita, quindi che c'era un tempo in cui non ci stavi, tu Dio non ci sei, questa cosa non può cambiare. Cioè io che sono nato nel 18 settembre, che c'è una data di nascita, non posso cancellarla e diventare eterno, non è possibile, ma neanche Dio può fare una cosa di questo genere. Non può Dio fare una cosa di questo genere riferita a me, non lo può fare. Cioè, d'accordo? Cioè, non è che Dio può fare che qualcos'altro o qualcun altro fuori di lui sia Dio come lui, non si può fare. Cioè, è impossibile. Ecco perché è completamente uno sragionamento folle. A me la cosa che fa tanta paura di questi tempi, abbiamo visto anche che la radice dell'ateismo la volta scorsa è la follia.
Perché la Bibbia dice che lo stupido pensa che Dio non esiste, non come dire, il miscredente, il bestemmiatore, l'irreligioso. No, lo stupido dice che Dio non esiste. Quindi la superbia è proprio la follia volontaria. Io sono preoccupato, amici miei e amiche mie. Tanto preoccupato, perché io di questa follia in giro, specialmente di questi tempi, ne vedo tanta, un male immenso che affligge la nostra società contemporanea è l'abdicazione della ragione che Dio ci ha dato per farla funzionare, non per mettersela sotto i piedi o per inibirla. O per distoglierla dalla verità, nutrendosi di stupidaggine, di fandonie, di menzogne, di inganni, di illusioni. Il peccato in sé è follia, d'accordo? Ma tu sei matto, ma come fai ad andare contro? Cioè, il peccato è follia. 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 Il discorso è molto semplice. Il principio della superbia è il peccato. Il peccatore è sempre un superbo. Perché tu per fare un peccato devi dire: a me non me ne importa niente di quello che dici tu. A Dio. In un certo senso sfidandolo. Ma tu chi sei per dire una cosa del genere? Allora, quello che io ti ho sempre detto, lo insegno pure ai ragazzini, dico: ma secondo te? Ma secondo te? Ma secondo te? A Dio gliene importa qualcosa che tu osservi o no i suoi comandamenti? Gli cambia qualcosa a livello di ciò che lui intrinsecamente? Non, a Dio non gli cambia niente. Se Dio ti dice di fare una cosa, te lo dice per il bene tuo, solo per quello. Se tu non lo fai, tu sei scemo. Sei proprio scemo, sei stupido, sei un pazzo, non ragioni, sei fuori di testa. E anche se è una cosa che Dio ti sembra, che ti dice Dio, dice: ma a me mi sembra che mi sta privando di una cosa bella, perché me ne devo privare? È tanto bella. Stupido ancora, scretino. Ragiona, ragiona, pensa. Ti sembra che sia una cosa bella, ma questa è una storia vecchia come il cucco, questa qui. Il diavolo è ripetitivo, fa sempre le stesse cose. Perché a Eva non gli sembrava bello, dice: mazza, però, oh, messa sotto questo punto di vista, mica sembra così brutta sta questione. E l'ha fatto. E ha voglia poi a piagne dopo che l'hai fatto. Se tu fai un peccato, guarda che dici qui: chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l'abominio. 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 Noi viviamo in tempi dove si fanno peccati a carretta, a rotta di collo, d'accordo? A cascata. E purtroppo si fanno anche lì dove non dovrebbero essere fatti. Perché che li facciano i pagani peccatori, per carità, si chiamano pagani peccatori, ma molte volte si vedono dove non si dovrebbero vedere. E la cosa più grave è che molti se ne fanno, avendo smarrito il senso del peccato, perché la legge di Dio oggi è calpestata, non è conosciuta. Diffonde l'abominio. E attenzione, tutto questo abominio, noi stiamo sempre a parlare, è la misericordia, la misericordia, la misericordia, l'amore, va bene, per carità. Ma qui c'è scritto: per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella fino a finirlo. I castighi. E ricordo un po' di tempo fa ci fu in una trasmissione pubblica qualcuno che parlò dei castighi di Dio. Successe il finimondo, ma dei castighi di Dio si parla continuamente nella Sacra Scrittura. Certo, è un'espressione che va spiegata, bisogna farci la catechesi sopra.
Ma qui dice che incredibili i suoi castighi e lo flagella fino a finirlo, il peccato. Ora, detto questo, quindi identificato in questo modo la superbia, quindi il principio della superbia era l'allontanamento dal Signore, il tenere il proprio cuore lontano da chi ti ha creato, il cuore. Ma come fai tu a non amare colui che ti ama prima e più di qualunque altro al mondo, nell'universo possibile e immaginabile? Cioè, Dio ama ogni creatura, anche te e anche me, come se non avesse nient'altro da fare. Questo dobbiamo, cioè, immaginiamo che, cioè, di tutto quello che esiste, esistessi solo io, cioè, e Dio mi avesse creato soltanto me, mettendoci tutta quanta la cura, l'attenzione, dice, c'è sta la Santissima Trinità e poi ci sto io, finito tutto. Ecco, noi dobbiamo concepire l'amore di Dio per te come se fosse così. Perché anche se Dio ama tutti e ama tutto ciò che ha creato e non disprezza nulla di tutto ciò che ha creato, però per Dio non esiste la massa, né esiste uno fra i tanti, esiste il singolo davanti a Dio. Ecco perché noi, cioè, i cristiani hanno sempre difeso questo concetto. I collettivismi, i socialismi, come dire, i comunitarismi. Dinanzi a Dio ogni persona è un unicum, è un unicum. Quindi è una follia allontanare il cuore da colui che ci ha creati. Follia. Ah, oggetto della superbia, eh? Che cosa è dentro questo calderone? No. Quando pensiamo alla superbia, pensiamo al diavolo, d'accordo? Perché tanto superbia e diavolo, proprio guardate che la superbia è un vizio che Dio proprio lo detesta, eh? Perché è proprio il vizio luciferino, è il foriero di ogni male, tutti da lì dipendono, è il primo dei vizi capitali, è la testa del serpente. Allora, in senso formale, in senso stretto, l'oggetto della superbia è, dice San Tommaso d'Aquino, la brama della propria gloria, di essere grandi, anzi di essere il numero uno, di essere er più, che è proprio quello che è proprio di Dio solo. Pensiamo tutta la liturgia, no? A te la gloria e l'onore nei secoli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. E si china la testa quando si dice gloria al Padre, eh? E lo si fa con gioia, perché chi è grande, chi è il numero uno, è solo il Signore. A me ogni tanto qualcuno scrive grande Don Leonardo, dico, ma che te grande Don Leonardo, per carità. Cioè, io per carità ringrazio l'intenzione di chi dice questa cosa. Perché per grazia di Dio io mi chiedo sempre come avvenga, magari forse qualche cosa che ho detto, che ho fatto, magari l'ha un pochino aiutato ad avvicinarsi al Signore. Ma che te grazie, Leonardo. Leonardo è un povero peccatore, è un povero uomo, ma tutti siamo poveri uomini, c'è una cosa che qui si tratta. Purtroppo, ecco, l'umiltà è virtù molto molto rara e siamo tutti quanti in cammino cercando di raggiungere, è tanto cara l'umiltà, quanto Dio detesta. Ecco perché l'umiltà non è la virtù più grande, ma la più importante. La virtù più grande è la carità, ma senza l'umiltà, che Santa Caterina da Siena diceva, è la balia e la nutrice della carità, perché senza l'umiltà la carità non ci sta. La brama della propria gloria, ma che te devi bramare? Del proprio onore. A Dio solo l'onore e la gloria. A noi ogni tanto qualcuno ci disonora. E pazienza. Pazienza, ci toglie l'onore, ci parlano male,
ci parlano dietro, ce ne dicono un sacco una sborta, mentendo, diranno ogni sorta di male. L'importante è che non lo tolgono a Dio, l'onore. La brama della propria reputazione, ancora la brama della propria eccellenza, eccellere, essere il migliore, primeggiare. Tutte queste cose qui, che il Signore ce ne scampi e liberi. Orrore, d'accordo? Un'anima umile, tutte quante queste cose le sente, ma riferite tutte quante a Dio. Io voglio che tu sia grande, io voglio che tu sia pieno di gloria e che abbia la gloria, oltre a quella che la gloria che c'è, che tutti te la riconoscano, che tutti te la diano. Chi è che è eccellente, che è l'eccellentissimo? Chi è che sta al di sopra di tutto e di tutti? Ma è Dio, eh. Cioè, teniamo presente che, come diceva Santa Teresa, l'umiltà è verità, la superbia potrebbe essere il vizio del padre della mente, è bugia, è menzogna. Dire follia è la stessa cosa, perché dire follia vuol dire è qualcosa che va contro la verità, non è vero, d'accordo? È falsa una cosa del genere. Ora, questo mostro molto diffuso, fa dimenticare all'uomo la propria condizione creaturale. Lo porta a stravolgere tutte le intenzioni dei singoli atti, perché il superbo, tutto quello che fa, è tutto finalizzato all'antropofagia. A nutrire l'io, 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 d'accordo, l'io e la propria eccellenza. Non fa niente per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Io, 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 io. I teologi definiscono la superbia per questo motivo il principio, l'inizio di tutti i peccati, seguendo quanto abbiamo letto nel libro del Siracide. Abbiamo visto la volta scorsa come questo peccato ha mosso Lucifero e ha mosso i progenitori. Ora, attenzione, la genesi di questo vizio, la superbia, abbiamo già compreso, nasce nell'intelletto come distorsione della realtà. Ecco perché è follia. Attenzione, cioè, distorsione della realtà. Pensiamo a queste parole. La realtà distorta, falsa, diversa da quella che è. Pensare di essere chissà chi o bramare di essere chissà chi. Diceva il grande San Francesco d'Assisi, guardate questo, ricordiamocelo sempre bene. Tutti parlano male di te? E ricordiamo sempre a questo riguardo anche il primato della coscienza, per chi segue la diretta, proprio prima di iniziare questa catechesi, ho fatto un tweet che parla ancora della coscienza in questi tempi dove ci bombardano in continuazioni di leggi e pressioni di ogni tipo, ci fanno una testa, cioè proprio siamo punching ball qui tra le autorità civili e quelle anche religiose, pum 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 pum, leggi, norme, cose, regolamenti, date, proprio questo, e uno sta ubriaco, sta, cioè, non, cioè, siamo proprio che non è. Uè, cioè, va bene, d'accordo. Ma dentro, cioè, la legge suprema, il luogo dove noi avvertiamo la voce di Dio, che è la legge delle leggi, e che è quella a cui dobbiamo fare riferimento, specialmente quando qualche legge ci sembra un pochino, come dire, stonata. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio che parla dentro la coscienza.
C'è una grandissima correlazione, perché un'anima umile è un'anima che si mette tranquilla, non si lascia tirare, d'accordo? Perché cerca la verità, vuole comprendere ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è giusto, senza paura, senza accettare di abdicare. Noi abbiamo un dovere gravissimo di cercare la verità, di ricercarla, di stare alla verità, di conoscere la verità. La Chiesa oggi ha un compito importantissimo di instradare, di indirizzare, di reinsegnare alle persone a far funzionare la testa. È un ministero importante perché aiuta anche, come dire, quelli che non sono in grado al momento almeno di fare un atto di fede esplicito in nostro Signore Gesù Cristo. Ma quando uno ricomincia a far funzionare la testa, io questo l'ho sempre detto, lo ripeto, perché è così, sta già sulla strada buona. Perché se la testa funziona, la testa si avvicina alla verità e Gesù Cristo è la verità. Io sono la verità. Quindi se tu ti avvicini alla verità, volente o nolente, cosciente o incosciente, ti avvicini a lui. Certo, non è detto che poi sarai in grado di fare un atto di fede e che lo riconoscerai come il tuo salvatore, ma sicuramente ti stai avvicinando, sicuramente. Ora, la superbia comincia nell'intelletto, quindi che comincia a sragionare e termina nella volontà. Perché se io mi penso di essere chissà chi o chissà chi, se io mi penso di poter allontanare dalla legge di Dio, dalla volontà di Dio, dal mio creatore, posso agire in maniera autonoma, posso agire in maniera aliena alla legge di Dio. E vado, come dire, verso il compimento della superbia, che è fare quello che mi pare, che non è la libertà, eh. Altro tema oggi fondamentalissimo, importantissimo e attualissimo, perché la libertà non si tocca. Fare quello che ci pare non è la libertà autentica. Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, cioè la vera libertà, che è quella a cui il Signore ci vuole portare, è nell'ambito di ciò che è lecito, io mi muovo imparando a sentire sempre meglio il mio cuore e qui ho facoltà di scelta. Nell'ambito di ciò che è illecito, io non mi muovo perché non sono scemo. Questo è imparare a essere liberi. Fare una cosa cattiva, ma perché Dio che è onnipotente può fare tutto tranne che il male? Perché Dio è onnipotente, ma Dio non è scemo. Mi si perdoni, insomma, no? Se Dio facesse il male, per assurdo, sarebbe scemo. È da stupidi. Attenzione, la libertà non è fare quello che ci pare, però, il poterlo fare fa parte della libertà. Spero che mi sto spiegando. Cioè, la libertà che Dio concede all'uomo, che è quella che avevano anche i nostri progenitori, ha in sé, almeno come punto di inizio, la possibilità di fare del male, altrimenti non sarebbe reale. Cioè, io alla vera libertà ci arrivo con un cammino e avrò sempre la possibilità, purtroppo, di fare un passo indietro, sarò sempre tentabile. Ma nella misura in cui cresco nella conoscenza di Dio e della verità, io capirò che non posso fare il pazzo suicida, che
perché se farò il male, me ne verrà male, abominio, dice il libro del Sirach, abominio, orrore. Tutti i mali che noi vediamo, tutti, nessuno escluso, tu guarda qualunque male che tu vedi in giro, fisico, psichico, morale, spirituale, vedi uno depresso, vedi una malattia, vedi quello che vuoi, vedi una disgrazia, vedi un handicap, pensa a tutto quello che di brutto tu possa vedere in giro, vedi una deformazione fisica anche. Le deformazioni fisiche non sono mica cose che vengono da Dio, mica qualcuno penserà che in paradiso stanno i mostri, i diavoli sono mostri e le anime dannate sono mostri, ma appunto perché sono diavoli e anime dannate. Cioè ogni forma di male in tutte le sue dimensioni, in tutte, viene solo dal peccato, solo da quello. Io so, è da sempre che predico questa cosa qui, ma non possono predicare altro, qualunque ministro della Chiesa non può predicare altro. Gesù Cristo è venuto a salvarci dal peccato, non è venuto a fare altre cose. La Chiesa non ha altre cose in cui impegnarsi, non ha altre prediche da fare, le facciano altri, le curano altri, alcune dimensioni. La Chiesa ha una cosa molto più grande da dare al mondo, ha questa sapienza che nessun'altra agenzia educativa, la vogliamo chiamare così, comprese le agenzie politiche, gli stati e le nazioni, nessuno ha questa capacità, perché nessuno come la Chiesa ha questa conoscenza profonda che mi deriva dal suo Signore. Ora, questo vizio, che è il vizio stupido, perché la superbia è follia. Follia significa distorcere la realtà, agire in maniera sconsiderata, da folli. E se tu ti ci metti a pensare, non puoi non convenire su questo. Ora, questa c'ha un fratello gemello e una sorella gemella. Qui praticamente ci stanno tre gemelli omozigoti, li chiameremmo, perché il fratello gemello è l'orgoglio e la sorella gemella è la vanagloria. L'orgoglio. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, dice il bellissimo Salmo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato. Grande peccato. L'orgoglio. Cos'è l'orgoglio? Noi ne abbiamo una generalmente adeguata conoscenza, diciamo così, empirica. Chi è l'orgoglioso? L'orgoglioso è uno che non chiede mai scusa, per esempio, no? È uno che pensa di non sbagliare mai, che non riconosce i suoi errori. Ah, questa cosa è diffusa, questa qui, è diffusa, molto diffusa. Io conosco più di qualche persona che non ho mai sentito chiedergli scusa. Anche quando è palesissimo che hanno torti fragili. L'orgoglioso non chiede mai perdono. L'orgoglioso non riconosce i propri sbagli. L'orgoglio è quell'annebbiamento della mente, dice sempre di mezzo la mente, per il quale l'uomo, convinto della propria eccellenza, cioè io, diceva il fariseo, non sono come gli altri uomini, parliamo chiaramente, ma non so mica come questo, uè. Pensa quindi di non sbagliare mai, di essere sempre nel giusto, e quindi non riconosce i propri sbagli, i propri torti, i propri errori. Allora, e questo è la fine, questo qui, perché, cioè, si dice, lo diceva anche Romani, errare umanum est, ma perseverare diabolicum. Ma qual è il principio della perseveranza nel male? L'orgoglio. Perché riconoscere di aver fatto il male o di esserti sbagliato, adesso vedremo la distinzione tra queste due cose, è fondamentale.
Chi te l'ha detto che tu sei sempre nel giusto? Chi te l'ha detto che tu non ti stai sbagliando nel vedere da tante cose? Guardiamoci adesso, diamo sempre un'occhiata in giro. Cioè, io vedo persone blaterare, sparare sentenze, per pensare di averci la verità rivelata, soprannaturale, che a cui tutti quanti devono prostrarsi e chiunque non la pensi diversamente è il primo imbecille di questo mondo. Oh, ma che ti sei ammattito tu? Che ti sei ammattito? L'orgoglioso non chiede mai perdono, attenzione, difficilmente si confessa. La difficoltà nel confessarsi è figlia dell'orgoglio. Attenzione, se si confessa, cioè non mi confesso tutte le settimane. Ti confesso tutte le settimane quindi non sei orgoglioso? Mica ce lo so tanto. Dipende. Che confessione fai? Ti confessi bene? O minimizzi o neghi colpe e peccati e confessi quattro cose, che sai manco tu quello che devi confessare, giusto per dire qualcosa, perché insomma qualcosa bisogna dirla se voglio prendermi la grazia sacramentale, ti confessi così? Questo non è, questo non ti mette al riparo dall'orgoglio. L'orgoglioso difficilmente, anzi, fino a quando perdura in questa situazione, possiamo dire che è impossibile. Non si converte. Non cambia vita. Perché pensa di sapere tutto, di essere nel giusto. E ammettere di aver sbagliato sarebbe cosa assolutamente disdicevole o disonorante. Allora, ci sono due cose da cui è necessario prendere le distanze, che sono i peccati e sono gli errori. Il peccato, dice San Tommaso d'Aquino, si trova nella volontà, cioè tu sapevi che quella cosa non dovevi farla, o per una conoscenza esplicita della legge di Dio, oppure perché la coscienza, ecco perché è così importante, ti aveva avvertito in maniera forte, non fare questa cosa, anche se non ce l'hai molto chiara, e l'hai fatta lo stesso. È quello che succede quando facciamo qualche stupidaggine e poi, almeno nel segreto del nostro cuore, diciamo: lo sapevo che non dovevo fare così, lo sapevo. Ma come lo sapevi? Non te l'ha detto nessuno? Te l'ha detto la coscienza e tu gli sei andato contro. Non bisogna mai andare contro la nostra coscienza. Oppure, delle altre volte, e anche qui se ci facciamo mente locale, siamo in grado di comprenderlo, c'è l'errore, cioè l'errore non si trova nella volontà, cioè quando c'è l'errore, a volte non c'è, no, a volte il peccato non c'è proprio, cioè perché l'errore si trova nell'intelletto, cioè io pensavo di fare bene, ho fatto male, ma questo soltanto Dio lo conosce perfettamente, però anche noi lo percepiamo. Che una cosa potesse andare contro la legge di Dio non mi passava manco per l'anticamera del cervello. La coscienza non solo non mi diceva niente, ma magari dinanzi a questo comportamento che io percepivo addirittura a volte come conforme alla volontà di Dio, non c'era nessun tipo di problema. Se per certi aspetti è più umiliante, come dire, dover dire ho peccato, perché sai, nel peccato c'è una certa malizia, cioè tu hai voluto farla quella cosa, quindi lì c'è proprio la colpa. Tu dici, riconoscere un errore dovrebbe essere più facile. Dipende, dipende. Perché riconoscere un errore, generalmente gli errori noi li facciamo o perché ci manca qualche informazione e magari avremmo dovuto acquisirla, oppure perché siamo stati ingannati. Ah, riconoscere l'inganno è una delle cose più difficili che esista al mondo, perché riconoscere l'inganno, sì, tu non hai avuto la malizia del peccato, quindi di fare un atto volontario che sapevi che non dovevi fare, ma tu devi riconoscere a te stesso che sei stato un imbecille. A Napoli dicono che sei stato un puparuolo, capito? Lo scemo di turno, il grullo.
Ti sei fatto abbindolare, ti sei fatto ingannare. E sarebbe interessante, specialmente, vedere poi tutti quanti i meccanismi psicologici che partono. Uno è ingannato, quindi si è sbagliato, non lo vuole riconoscere perché dopo deve dire a se stesso e non ce la fa psicologicamente, no? Oppure, cioè, non riesce, dice. Ma sono stato un emerito idiota, bravo cretino che non sei altro. Allora, che cosa deve fare? Si deve convincere che non ha sbagliato, e quindi che cosa fa? Fa una cosa simile a quella che fa il diavolo a portarsi altra gente nell'inferno. Altri devono fare come me, perché se siamo in tanti, cioè, come dire, il processo psicologico è questo qui. Se siamo in tanti, allora abbiamo fatto bene. Cioè, il coinvolgere altri nell'errore, specialmente quando si comincia a capire che ho fatto qualcosa di sbagliato, serve a tacitare la coscienza, dire ce ne sono anche altri, e quindi a creare quegli strumenti di convincimento che in fondo questo errore non era tanto un errore, anzi, ho fatto bene, ho fatto la cosa giusta. Guardate, amici miei, questo vizio è terribile, perché se uno si mette a vedere, ne troveremo tanti meandri dentro di noi, no? L'orgoglio ci impedisce di riconoscere l'errore o il peccato e quindi di fare un passo indietro, sia dinanzi a Dio, sia dinanzi agli uomini. Guardate, quando noi abbiamo sbagliato, noi dobbiamo chiedere perdono, eh? Anche agli uomini. Perché quando Gesù parla nel Vangelo di questa cosa, dice: se tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che c'è qualcuno che ce l'ha con te, vatti a riconciliare. Attenzione, non è perdona chi ha peccato contro di te, questo lo dice altrove. Ma tu devi andare a chiedere perdono, perché se qualcuno ce l'ha con te è perché tu gli hai fatto qualcosa. Quindi intanto chiedi perdono. Se eventualmente quella qualcosa che lui pensa che tu gli hai fatto, magari non gliel'hai fatta o gliel'hai fatto con altre intenzioni, poi glielo spieghi, ma tu ti devi riconciliare. Non puoi rimanere come se niente fosse, perché se qualcuno ce l'ha con te, avrai i suoi buoni motivi per averceli con te. E ti devi riconciliare, dice il Vangelo. Dice il Vangelo. Non puoi neanche rimanere all'offertorio. Altro che la comunione, dice Gesù. Se presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ce l'ha con te, lascia la tua offerta e vatti a riconciliare e poi torna ad offrire il tuo dono. Altro che orgoglio. E proviamo a chiederci, io l'ho chiesto recentemente in un'omelia ai miei parrocchiani della parrocchia reale, c'è la parrocchia reale e c'è la parrocchia virtuale o spirituale, nella mia vita un po' particolare, insomma, no? E tu dico, sentite un po', è più facile, o meglio, è più difficile perdonare chi ti ha fatto del male o chiedere perdono ad una persona a cui tu hai fatto del male, volontariamente o involontariamente, coscientemente o coscientemente. Prova a pensarci. Prova a pensarci. L'orgoglioso, secondo voi, ha difficoltà a perdonare? O il superbo? Potrebbe non avere nessuna difficoltà, perché se uno mi viene a chiedere scusa, vuol dire che si riconosce inferiore. Quindi ha sbagliato, è lui che ha sbagliato, quindi dico, ti concedo il perdono. Orgoglioso lo può fare tranquillamente, ma chinare la testa e andare a chiedere perdono, qual è uno dei motivi per cui la confessione oggi è un sacramento in crisi? Che dire che è in crisi è un eufemismo, e io, insomma, cioè, ci parliamo tra confratelli, si confessano pochi.
Ma attenzione, pochi si confessano, nel senso che molte confessioni, ahimè, sono chiacchierate o sfoghi, cioè si raccontano dolori, sofferenze o peccati altrui. Cosa comprensibile, ma non è una confessione quella. Quindi ci sono confessioni che non sono confessioni. Poi ci sono confessioni che si capisce, che magari assomigliano a una confessione. Uno ti dice qualcosa, ma sono confessioni striminzite. Quindi non sono fatte bene. Cioè, se dice qualche peccato, ma la persona sarà veramente convinta che l'ha fatti? Te li dice tutti? O ti dice quattro sciocchezze, tanto per dire qualcosa, perché ogni tanto bisogna confessarsi, ma voglio fare la comunione, eccetera, eccetera. Ci sono poi le confessioni, sembrano decenti, e poi ci sono le confessioni che appaiono confessioni. Ma l'orgoglioso non si confessa. Io mi confesso. E che ho fatto? Ma voi sapete che il diavolo qua ti fa fare qualche risata poi, no? In qualche libro di qualche esorcista, ma non mi ricordo dove l'ho letta questa cosa, in qualche libro di Padre Amort o in quelli del suo un tempo allievo, oggi è diventato il successore di Padre Amort, che è Padre Francesco Bramonte, no? Questi raccontano ogni tanto i resoconti degli esorcismi, e a un certo punto ti dicono: il diavolo ha detto, io non ho peccati, io non. Il diavolo dice: io non ho peccati. Ma voi sapete qua quanta gente pensa di non avere peccati? Ma il diavolo non aveva, cioè, non si sa quante ne ha fatti, cioè, è l'origine di tutti i mali che esistono. Come dire, c'ha la responsabilità in causa di tutto il male che esiste. Lui non ha peccati. Lui è perfetto. Ma ma dico, ma capite? Cioè, si diventa ridicoli, proprio ridicoli. L'orgoglioso è un ridicolo. Si pensa di essere. Tu sei un ridicolo, sei. Ridicolo. A proposito di grandezza, no? L'uomo è grande quanto si umilia. Era il motto di un grande rabbino ebreo contemporaneo di Gesù, un grande, Hillel si chiamava. Uno dei grandi rabbini di Israele, maestro di quel Gamaliele di cui parlano gli Atti degli Apostoli, di quel rabbino saggio che sconsigliò di fare la persecuzione ai primi cristiani. Oh, a fianco al fratello gemello c'è la sorella gemella. Oh, la vanagloria. Altra cosa detestabile, quando vediamo qualche vanaglorioso, chi è il vanaglorioso? Avete mai visto qualcuno che sta sempre a vantarsi? Sta sempre a parlare bene di sé. Fa sempre bene. Tutte le cose sono fatte bene soltanto da lui. Quei comportamenti che tanto ci infastidiscono, no? Ci si pavoneggia. Ci si vanta in continuazione di quello che si è. Di quello che si ha o di quello che si fa. Guardate queste cose, per esempio. Superbi, orgogli e vanaglorie. In alcune parrocchie, uff, go go. Pensate quando ci sono gli sgomitamenti. Chi va a leggere la lettura? Tutti quanti stanno come avvoltoi. Voglio andare io, no, però sta. Oppure, chi mette a posto i fiori? Pure su questo, queste piccole cose, cioè, molto difficile trovare una persona libera, no? I seminaristi, chi fa questo e chi fa quell'altro, chi fa quell'altro, cioè, che capite, la smania di protagonismo, sono tutte manifestazioni di superbia, di orgoglio, tutte quante. Noi siamo liberi da queste cose quando lo fa qualcun altro, va benissimo, cioè, se io sono seduto a fare qualcosa, se qualcun altro lo fa, e lo fa meglio di me, ma che Dio lo benedica, d'accordo? Non conta quello che faccio, non conta, cioè, capite? Dietro poi
la superbia, l'orgoglio e la vanagloria. Molte volte ci sono delle ricerche di gratificazione, quindi ci sono anche delle problematiche di tipo psicologico. Cioè, io non mi sono sentito apprezzato, non mi sono sentito valorizzato, eccetera, eccetera, e cerco in quella cosa di sentirmi importante, di sentirmi gratificato, di sentirmi eccetera eccetera, no? E perché queste cose capitano nelle parrocchie? Perché chi non trova, perché in giro non trovi questa, la possibilità di questo tipo di compensazione, invece nell'ambiente ecclesiale è molto facile trovarla, d'accordo? Perché c'è un ambiente generalmente accogliente, quindi c'è un ambiente tollerante, diciamo così, nei confronti delle miserie del prossimo, no? Io lo so, io sono un parroco, non è che se vedo una persona che sbaglia o che ha un comportamento che non era, prendo, appena lo vedo e me la mangio. Uno, lascia correre, lo fai notare in maniera indiretta, che ne so, ne parli in pubblico attraverso la predicazione, cerchi di dare un buon esempio. Cioè, prima di giungere al rimprovero diretto, dai il tempo a una persona di interiorizzarlo, di arrivarci da sola. Quindi, è solo che con questo sistema, a volte uno può trovarsi in alcune parrocchie e le persone lo notano con delle, come dire, con delle fenomenologie che se una persona viene da fuori rimane inorridita, perché si vedono alcune cose, non è che non si vedono. Allora, il vanaglorioso, stiamo parlando. Colui che si vanta, vana gloria, gloria vana. Il vanaglorioso è anche quello di cui parla Gesù nel Vangelo. Quando fate le vostre opere buone, non ne parlate. Perché se tu riveli che hai fatto un digiuno, evidentemente senza che sia motivo, o un'elemosina, o una preghiera, non avrete ricompensa presso il Padre. Ti sei presa la gloria vana. Quindi dice: ah no, ma io quella cosa che ho detto non è che mi sto vantando di una cosa che non ho fatto, anche perché questo vizio si chiama non vanagloria, ma si chiama millanteria. Queste sono tutte quante le sfumature di San Tommaso, no? La millanteria ce l'abbiamo anche nel codice penale, no? Il reato del millantato credito, cioè tu ti spacci per medico e non c'è la laurea. Quindi dici il falso, ecco, quindi ti fai grande dicendo il falso. Se no, non mi faccio grande dicendo io il digiuno l'ho fatto. Cioè, ma il fariseo che stava al tempio pubblicano, le cose che diceva erano tutte vere: digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima delle cose che possiedono, che possiede, erano tutte cose vere, ma è tutta vanagloria. Le fatte, te ne vanti. Ne parli benissimo. La stima e la considerazione delle persone dicono: mazza, questo che bravo, ha fatto questo, 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 è la tua ricompensa. E non avrai ricompensa presso il Padre. Guarda che le cose che dice Gesù vengono fatte. La vanagloria distrugge, è proprio il veleno di quelle poche opere buone che magari ogni tanto facciamo. Tu le macchi con la vanagloria, fine di tutto. Non c'è nessuna ricompensa verso Dio. Quindi, quando noi abbiamo delle cose buone, che ne so, i titoli, una laurea, un'onorificenza, un qualche cosa che tu hai fatto, un'impresa che hai compiuta, meno ne parli e meglio è. Perché anche quando tu dicessi il vero, se tu ti attribuisci il merito di queste cose e disprezzi gli altri, pecchi. Abbiamo già fatto. L'esempio emblematico del vanaglorioso è il fariseo. E gli orgogliosi? Guardate che l'orgoglio può portare a un micidiale peccato contro lo Spirito Santo. Non voler chiedere perdono. Nella Bibbia ci sono due personaggi che hanno fatto questo peccato. Chi sono? Caino, troppo grande è il mio peccato per avere perdono. Peccato, non era un errore. E qual è l'altro?
È Giuda Scariota. Giuda Scariota. Giuda Scariota ha riconosciuto anche lui che l'aveva fatta grossa. Ma anziché andare a piangere al Monte Calvario, è andata a impiccarsi al Monte del Cattivo Consiglio, che tra l'altro non è neanche tanto distante dal Monte Calvario. E guardate che chi dice che Giuda si può sperare che sia salvo, per quanto mi riguarda, sta rasentando la bestemmia. E dico rasentando perché non voglio dire che bestemmia in senso stretto, perché il nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo, parlando di Giuda, ha detto il figlio dell'uomo, non è che l'abbiamo detto noi, ci dice, tu chi sei che ti sostituisci a Dio nel giudicare? Dico, io non sono, non sono nessuno, ma se Gesù Cristo nel Vangelo ha detto, sarebbe meglio per l'uomo che non fosse, per quell'uomo che non fosse mai nato, cosa c'è di peggio che l'essere nato? È la dannazione, perché i dannati all'inferno, tutti quanti maledicono il giorno dell'essere nato, perché è molto meglio non essere nato piuttosto che essere dan trattino nato. C'è il nato e c'è il dannato. Chi maledice la data di nascita sono i dannati, perché tu mi spieghi che senso c'ha una vita di solo sofferenza, di solo male, di solo odio, di sola rabbia, di solo rancore, di sola invidia, di sola violenza, di sola cattiveria, di solo orrore di ogni genere. È questo che non finisce mai e non può finire mai, perché questa è la dannazione. Attenzione perché l'orgoglio ci porta lì, eh? La superbia ci porta lì, eh? E la vanagloria pure. Quindi, allora, nessuno pensi di essere totalmente esente dalla superbia. Nessuno, né chi vi parla, né voi che state ascoltando. Questo è un mostro, questo qui. È un mostro che purtroppo abbiamo ereditato, perché le male piante dei vizi vengono tutte quante dalla radice marcia del peccato originale. E alcuni santi, scrittori ecclesiastici, ironizzavano, no? Non senza motivo, ecco, anche se un'ironia un pochino amara. Che questo mostro, la superbia, dice: noi moriamo. Quando moriamo, sappiamo che l'anima esce dal corpo. Invece la superbia se fa un'altra sosta, quindi prima esce l'anima e poi esce la superbia, per quanto stava impastata con la nostra vasta umana corrotta, no? Quindi è un bel problema con cui dobbiamo fare i conti. La prossima volta approfondiremo ulteriormente, scendendo un pochino nei particolari ulteriori, questo vizio. È bene conoscerlo a fondo, perché da questo dobbiamo evitarlo. E come dice il popolare proverbio, il male, se lo conosci, lo eviti. Speriamo di conoscerlo un po' meglio e di starne alla larga, come dalla peste bubbonica. Detto questo, amici, ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana su queste puntate, su queste frequenze. Che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga. Ogni bene e benedizione scenda su di voi. E alla prossima.